Ciao, sono Giuseppe Di Domenico e sono un esperto di finanza aziendale specializzato nella gestione delle imprese in difficoltà finanziaria. Il numero di aziende che chiudono è in drammatico aumento. Una dopo l'altra, ogni giorno, cadono sotto il peso delle tasse e dei concorrenti sempre più sleali, per non parlare dei problemi che gli stanno causando le banche. Dagli ultimi dati sui fallimenti e sulle procedure di liquidazione volontaria è emerso che praticamente chiudono 350 aziende al giorno. Un successo, secondo i politici e i giornali, perché il numero si è ridotto di qualche unità rispetto allo scorso anno, ma per me si tratta comunque di una vera e propria strage. Ogni giorno uomini e donne coraggiosi e competenti si trovano a dover mettere la parola fine alla loro esperienza da imprenditori e si ritrovano da soli, abbandonati e senza le conoscenze necessarie per risanare le loro aziende. No, purtroppo i sacrifici non bastano più. Non bastano in uno stato in cui ogni giorno un imprenditore è costretto a lottare e a correre da un fornitore all'altro, da una banca all'altra, da un ufficio pubblico all'altro, perché le cose si fanno così e perché così si è sempre fatto. Non è più abbastanza. La maggior parte degli imprenditori pensa che la colpa della propria situazione di difficoltà economica sia da attribuire a un grosso cliente che è fallito senza pagare, oppure a qualche dipendente che non può licenziare perché gli costerebbe troppo farlo. Ma la verità è un'altra. Non c'è un singolo momento. Negli anni sono tantissimi i colpi che hanno sgretolato le fondamenta della tua azienda e quando te ne accorgi sei già in crisi. Un accordo sbagliato con un fornitore, un grosso cliente che pretende condizioni di pagamento tutte sue e che ti incastra in un rapporto in cui tu non fai altro che rimetterci soldi, oppure un finanziamento preso in un momento in cui ne avevi bisogno, nonostante le terribili condizioni contrattuali che ti hanno proposto. La fine di un rapporto di lavoro gestito con troppa leggerezza, che oggi stai pagando a caro prezzo perché sei sotto scacco di un dipendente scorretto. La salute finanziaria della tua azienda è costantemente sotto attacco. Non basta che il tuo prodotto sia il migliore per competere in un mercato in contrazione. Non basta semplicemente che tu faccia la pubblicità. Non basta nemmeno il business plan per presentarsi in banca e finanziare la propria idea. Non basta nemmeno più un bilancio ritoccato ad arte, come si faceva una volta. Tutto è diventato più difficile. Devi amministrare la tua azienda in modo da renderla più forte, evitando le trappole che ti mettono davanti ogni giorno. È per questo che ho deciso di aprire questo canale YouTube, per impedire agli imprenditori capaci come te, quelli che ogni giorno lavorano per fare grande questo paese, di finire schiacciati dal peso delle difficoltà, o peggio ancora, di trovarsi a dover dire addio al loro sogno imprenditoriale, per aggiungere il tassello mancante alle tue competenze. Perché le cose da sapere sono davvero tante e studiarle dai libri di chi non sa neanche cosa significa avere un'azienda è praticamente impossibile. Trovare sotto casa un professionista esperto nella gestione delle crisi aziendali è un vero e proprio miraggio. Per questo ho deciso di prendere tutte le mie conoscenze, i miei oltre 10 anni di esperienza e i miei 1700 casi di persone in crisi finanziaria su cui ho lavorato e mettere tutto questo in questo canale per permetterti di gestire a tuo vantaggio i rapporti con i fornitori, smettendo di essere vittima delle loro scelte, difenderti dagli attacchi dei creditori, evitando i loro colpi scorretti. Aprirti le porte delle banche che ti aiuteranno finalmente a realizzare i tuoi progetti e tanto altro ancora. Le scelte che hai davanti sono due. Puoi continuare a fare quello che stai facendo e che non ha portato ad alcun risultato. O a risultati molto modesti. Aspettare che qualcosa si sistemi. Attendere fiducioso che il direttore della banca decida di darti i soldi che ti servono o che la lettera che hai fatto scrivere dal tuo regale risolva quel problema che non ti lascia dormire la notte. Oppure puoi seguire questo canale, continuare a distinguerti dagli imprenditori che si lasciano andare, che si arrendono e puoi informarti e scoprire come puoi liberare la tua azienda dai debiti che le impediscono di crescere e svilupparsi come merita. A te la scelta, io ti aspetto nei prossimi video.